La trovo ancora più bella di quello che mi avevano detto. E com'è giovane. Quanti anni ha? 17, maestà. 17. A 17 anni ero già infelice. Solamente ero giovane. E non ne soffrivo tanto. Si dovrebbe morire giovani. Grazie di averci invitate, Beth. Stefania, come sei carina, bimba mia. Oh, grazie, grazie tanto. Stefania, l'inchino. Spero che non sia tardi, Beth. Tardi? Giulia non è ancora a casa. Come? Al suo ricevimento, in casa sua. Davvero non so che fare con quella figliola. Beh, io dico sempre, meglio tardi che mai. Scusa. Dico, non capisco come tu non abbia potuto fare un piccolo sforzo per arrivare in tempo. Tra la donna che è uscita e Filippo che è andato in città a comprare l'agnello, io sola a dover fare tutto. Agnello? E perché è andato a comprare l'agnello? Non siamo invitati a pranzo. L'agnello è per domani. Sai che non mi piace l'agnello. Questa è una delle tue fissazioni. L'hai mangiato 1000 volte. Un bimbo sulla porta di quei disgraziati? E ne hanno già tanti. Che ne diresti se andassi anch'io? Ci sarà bisogno di qualcuno. Vai, vai, Giulia. Andiamo, figlioli. Vedeste, papà, come deve. Sorprendete quando arriva un bimbo. Non credo che in quella casa ci sia un buon odore. Non si può avere una bottiglia di whisky? Entreremo ora nel reparto malattie infettive. Vi prego quindi di osservare alcune precauzioni. Cercate di non far rumore. Non avvicinatevi oltre misura ai pazienti. Non toccate niente. Vogliamo andare? Se vi cade qualcosa, non raccoglietela e non toccate i muri. E non toccate soprattutto oggetti che siano stati in contatto con i pazienti. Beatrice, ma quella borsa non è quella che regalai a tuo fratello? Sì. E com'è che si trova la petrella? Non lo so. In ogni modo avete taciuto e avete fatto bene. Che sia venuto qui stanotte? Zitta!